Siamo con il professor Vecchietti, che è professore ordinario di malattie infettive dell'Università d'Annunzio, nonché direttore dell'unità operativa complessa qui a Chieti. Le chiedo subito come l'ospedale si sta attrezzando per affrontare l'emergenza coronavirus. Ma devo dire che noi abbiamo incominciato a parlare di coronavirus grazie all'assessorato alla sanità e alla regione, forse quando era ancora un discorso per pochi, diciamo, addetti ai lavori. Quindi noi, grazie a questo, diciamo, stimolo organizzativo avvenuto da parte della dottoressa Melena, ad esempio, abbiamo incominciato a ipotizzare quello che poteva essere un percorso di tutela rispetto, appunto, a questa emergenza di tipo infettivo. Abbiamo, come credo tutte le ASL abruzzesi, trovato una corrispondenza totale da parte dei direttori generali che con grande scrupolo e rapidità hanno in qualche modo seguito quelle che erano poi le indicazioni e le direttive più opportune, appunto, nell'ottica di un contenimento di questa infezione così diffusa al momento. Il reparto come è organizzato? Ma noi abbiamo delle stanze cosiddetta pressione negativa che consentono una gestione più ottimale dei pazienti che hanno problematiche respiratorie al di là di questa, e quindi ovviamente siamo elettivi rispetto all'accoglimento di questi pazienti, fermo restando che le linee guida lo consigliano questo tipo di provvedimento, ma non è obbligatorio. Un paziente potrebbe anche non avere necessità di una stanza a pressione negativa, però sono delle strutture tecnicamente molto valide, visto che ci sono, sfruttiamole. Professore, ma qual è la situazione attuale sul coronavirus in Abruzzo in particolare? Ma io le dico quello che mi viene detto dalla regione, che ha dei dati sicuramente di insieme. Rimane il concetto che non c'è un cluster ancora epidemico abruzzese, abbiamo avuto dei casi di importazione, mi consenta questo termine un po' così, e questo, diciamo, al momento ci consente di vedere questa infezione con una certa serenità, nel senso che l'impatto che sta avendo sulla regione al momento non mi pare che abbia messo in crisi il sistema sanitario nazionale, come purtroppo è avvenuto in altre regioni, perché i numeri sono profondamente diversi e quindi l'impatto è stato profondamente diverso. Diciamo che c'è paura tra la popolazione perché è una malattia che non si conosce e di fronte al nuovo di solito la gente ha paura, di fronte all'ignoto, diciamo così. Ecco, le volevo chiedere non di fare una previsione perché mi rendo conto che è difficile, ma il picco quando si potrà raggiungere? Allora guardi, rispetto all'ignoto, e condivido la sua riflessione, però ha anche delle similitudini con cose che conosciamo benissimo, come ad esempio l'influenza o altri coronavirus diversi dal quello attuale. Il picco epidemico in realtà credo che in questo momento non sia così facile prevederlo, sono dati che vengono aggiornati, come si dice, day by day, e quindi noi riteniamo che queste settimane siano quelle più importanti, però avere un dato di certezza in questo momento io non glielo so dire perché non ho i numeri che mi consentono di farlo. Da infettivologo, quali consigli si sente di dare alla popolazione? Ma direi che ormai le informazioni su questo virus sono molto appropriate, diffuse, esistono dei numeri verdi ai quali ci si può rivolgere, soprattutto quello di non incorrere in atteggiamenti troppo timorosi o farsi prendere dal panico. Abbiamo dei medici di medicina generale che sono assolutamente sul territorio in grado di rispondere, abbiamo dei medici del 118 che possono in qualche modo anche intervenire laddove vi siano delle perplessità sulle condizioni di salute. Noi in questi giorni con il 118 di Chieti dovremmo iniziare una collaborazione per cui il 118 si recherà a casa eventualmente dei soggetti che necessitano di un tampone faringeo per eliminare qualsiasi dubbio rispetto alla presenza o no del virus.
Se una persona torna dai luoghi cosiddetti caldi e accusa dei sintomi che possono far pensare alla presenza del virus, bisogna, come ha detto lei, non recarsi direttamente magari in ospedale o in pronto soccorso, ma chiamare i numeri preposti. Ma sì, perché diciamo il principio è che noi dobbiamo considerare che questa malattia potrebbe avere, come in molti casi è accaduto, un decorso quasi subclinico, per cui devo dire gli ospedali di per sé, per quanto io ci viva tutto il giorno, credo che per l'utenza non siano bellissimi, quindi sarebbe un peccato ricoverarsi aspettando chissà quale evento, quando poi effettivamente molti pazienti hanno una sintomatologia simile influenzale del tutto sfumata. Mentre invece credo che questa rete informativa e assistenziale, quindi che prevede questo collegamento tra territorio e ospedale, sia molto utile in quella percentuale di casi, che io mi auguro sia ovviamente minoritario, dove probabilmente il ricovero ospedaliero ha un senso in virtù del fatto che si può supportare il paziente che abbia ad esempio una sintomatologia respiratoria o addirittura un problema di tipo polmonare o polmonitico. Una domanda da profana, ma è possibile che c'è chi ha contratto già il coronavirus e non se n'è accorto e ne è venuto fuori? Ma questa è la sensazione che noi abbiamo, proprio in virtù del fatto che nonostante i numeri che vengono dati, mi rendo conto, siano abbastanza impressionanti, la verità è che un gran numero di soggetti, esattamente come accade con tutte le sindromi da raffreddamento, può aver contratto il virus e, avendo un sistema immunitario particolarmente efficiente, aver risolto la sintomatologia senza esserne pienamente consapevole. Insomma, non allarmismo, niente panico, niente psicosi, ma cautela. No, io credo che sia assolutamente corretto quello che lei dice. E non bisogna, secondo me, interpretare le manovre che a livello centrale o di governo vengono prese in virtù del fatto che la situazione stia sfuggendo di mano, perché secondo me è esattamente il contrario. Cioè, queste misure sono misure doverose, sofferte, che però ci dovrebbero consentire di ridurre e rallentare la diffusione di questo virus, che ha da parte sua un unico vantaggio, e cioè quello di incontrare una popolazione che ha un sistema immunitario che non lo conosce, e quindi le difficoltà per creare gli anticorpi possono essere diverse rispetto ad altre sindromi influenzali. È vero che il virus potrebbe diventare, tra virgolette, più buono strada facendo? Ma se diventasse buonissimo anche prima, io sarei molto felice. Queste sono dinamiche che noi abbiamo acquisito studiando altre patologie virali, che diciamo che la bontà del virus deriva anche dalla capacità del nostro sistema immunitario di saperlo riconoscere e quindi di attuare più rapidamente quelle difese che noi riteniamo, diciamo, il punto massimo di questa capacità mnemonica la otteniamo con la vaccinazione. È anche vero, professore, che, come dice lei, è bene prestare attenzione alle misure che sono state, come dire, decise dal governo, quello magari di astenersi dal frequentare luoghi affollatissimi, oppure non recarsi ovviamente nei paesi, per quanto possibile, dove sono in corso i focolai. Voglio dire, sono, come dire, anche il senso civico ci vuole per difendere se stessi e gli altri. Sì, guardi, io devo dire, l'unico lato positivo di tutta questa vicenda è che le parlo dell'università. L'università è un punto di aggregazione. Io molte volte vedevo questi ragazzi che erano apparentemente aggregati, ma che in realtà comunicavano poco perché erano impegnati col telefonino. Quindi mi piace pensare che adesso che questa capacità di integrazione è stata limitata, in virtù del fatto di quelle che sono le misure di sicurezza, possa far riacquisire a ognuno di noi l'assoluto piacere di condividere il contatto, la presenza e il dialogo, quindi lasciando un po' in disparte i telefonini che forse ci prendono fin troppo tempo. Per concludere, non ha la bacchetta magica, però dall'alto della sua esperienza, quando ne verremo fuori? Guardi, dal basso della mia esperienza, in virtù del fatto che è un virus nuovo, io mi auguro prestissimo
ma al momento sarei poco onesto se li dicessi sicuramente nei termini di X. Spero che abbiano ragione alcuni epidemiologi che ritengono che stiamo arrivando al punto massimo e che poi questa diffusione del virus tenderà ad autolimitarsi. Diciamo che di coronavirus si guarisce, si può guarire, a parte una percentuale minima che purtroppo per patologia o per età ne risente di più. Ovviamente non è che queste persone debbano essere penalizzate dal coronavirus, ci mancherebbe. Beh, questo direi che è una considerazione validissima che possiamo applicare a tantissime altre patologie. Esistono delle fragilità, quindi una persona anziana è di per sé un elemento fragile in virtù del fatto che probabilmente ha con sé tutta una serie di altri deficit che indeboliscono cronicamente gli organi, e se a questi organi indeboliti cronicamente si aggiunge un evento acuto, che sia infettivo o non, è chiaro che le difficoltà aumentano. Magari i familiari, ecco, stare vicine alle persone più anziane e tutte queste, è anche un modo, un'occasione in più. Un'ultima domanda le volevo fare. La CNN ci ha tacciati come untori. Non so se ha visto quella grafica delle frecce che dall'Italia andavano in ogni dove del mondo, come se noi fossimo i veri e propri untori, portatori di coronavirus. Ma com'è possibile che si è giunti a questo? Ma io credo che molto banalmente in medicina riconosci quello che già conosci, e quindi noi adesso questo virus lo conosciamo, e quindi inevitabilmente se cerchi qualcosa che conosci la trovi. Io credo che tutte le altre nazioni potranno esprimere un giudizio molto più concreto e sincero quando arriveranno alla numerosità dei test effettuati dallo Stato italiano, perché quando tu fai un 40-50% di test in meno non puoi dire che il problema non ce l'hai, puoi dire che non sai che problema hai, che è cosa molto diversa. Non si lasciano suggestionare dalla paura e continuano a fare la propria parte di volontari. Non conosce crisi la donazione di sangue in provincia di Chieti ai tempi del coronavirus, come dimostra il racconto di una normale giornata in un centro di raccolta, in questo caso quello di Lanciano. Funziona e rassicura dunque il sistema adottato, che prevede la selezione e il triage dei donatori e offre la massima garanzia per tutti i soggetti coinvolti nella raccolta, dal donatore al personale al paziente che riceve la sacca ematica. Tiene dunque la raccolta di sangue in provincia di Chieti, come conferma Pasquale Colamartino, direttore del Centro Regionale Sangue. Assolutamente sì, perché tutti i nostri donatori sono controllati, gestiti attraverso i nostri centri di chiamata. Prima che i donatori accedano ai locali del centro trasfusionale, vengono sottoposti a una serie anche di verifiche e selezione telefonica, in modo tale che qui arrivino soltanto i donatori che sono perfettamente in salute. Quindi i locali del centro sono assolutamente sicuri, non c'è rischio per i donatori di poter incontrare persone che sono contagiate dal virus del coronavirus. Quindi, come vedete, è pieno di gente, tutti vengono a donare perché c'è un sistema programmato, organizzato e sicuro. E quindi per questo è il motivo per cui la donazione nella nostra azienda tiene. Il messaggio è: non abbiate paura di venire a donare. Non abbiate paura di venire a donare, perché i locali del centro sono sicuri, le nostre procedure di accesso ai locali della donazione consentono soltanto a chi è solo sano, non ha nessun sintomo, neanche un piccolo raffreddore, venire a donare. Quindi siamo in perfetta sicurezza, venite a donare, perché i nostri pazienti ve ne saranno assolutamente grati.